Un viaggio in Sud Dakota tra gli indiani d'America per cogliere i semi della cultura primitiva e piantarli anche in Molise, dove Pierluigi Giorgio è tornato per presentare il suo romanzo Come una piccola nuvola. Ciò da cui muovono le pagine del libro è la riscoperta di un senso intimo di libertà e di contatto con se stessi attraverso la conquista di una nuova identità del tutto priva di alcuni condizionamenti sociali che, secondo Giorgio, incombono sulla vita dell'uomo occidentale. È un modo per portare quelli che sono i loro insegnamenti nel mio ritorno in Italia e di conseguenza nella mia terra in Molise. Come hanno cambiato la mia scelta di vita, hanno cambiato in buona dose anche il mio lavoro, mi auguro che in una realtà abbastanza bislacca alla quale siamo tutti sottoposti possa essere utile infatti al lettore per modificare qualcosa della propria vita. Quali sono questi cambiamenti di cui lei parla in concreto? È il rapportarsi a una propria realtà che non è una realtà, è quella che in un certo qual modo ci viene imposta e quindi si è succubi di questo modo di vivere senza soffermarsi, senza avere un attimo un freno e poter guardare alle cose semplici ma che sono le grandi cose.